Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale di Passione Creativa. Io sono Maria e oggi volevo mostrarvi una mia piccola creazione fatta di recente per la nascita di un bambino. Un progettino molto semplice, io non come già vi dicevo, non sono quel tipo di persona che adora le decorazioni molto presenti, ecco, soprattutto per un album di fotografie penso che il protagonista appunto è l'immagine. Quindi copertina molto semplice, classica chiusura nastro, 5 pagine e questo è il dorso, molto semplice, retro volutamente lasciato senza decorazioni. All'interno, quasi dimenticavo, qui si può inserire una fotografia. L'interno si presenta così, retrocopertina, ampio spazio per le foto, una tasca piatta, piccola tag, niente di particolare. Prima pagina calamitata, piccole taghine dove si ha la possibilità di scrivere un ricordo. Ogni pagina ha una maxi tag bianca, molto semplice. Il tutto studiato per foto 10-10, massimo 10-15. Che qui due tag. Apertura in alto. Invece due maxi tasche in modo da poter contenere più foto. Anche qui tag, apertura dall'alto, apertura laterale. Qui invece, come elemento decorativo, ho fatto una piccola busta e all'interno ho inserito due piccole tag. Qui ho creato una sorta di mini album all'interno, lasciato bianco per una questione di spessore, perché già inserendo le fotografie non ho voluto esagerare con le decorazioni. E ho approfittato di queste due tasche per inserire delle tag che possono essere utilizzate in vari parti. Apertura a fiocco, anche qui c'è una tasca piccolina, tag anche qui. Siamo arrivati all'ultima pagina. Come retrocopertina di fondo ho voluto fare una maxi tasca a soffietto, anche qui piccolo spazio per poter inserire una foto piccola oppure grande. E all'interno di questa tasca praticamente inserito una piccola busta semplice, inserendo tutti gli elementi decorativi, vari tag, freccette, altri elefanti, cuoricini, un po' di tutto. Banner,
E niente, spero che questo progetto vi sia piaciuto e che possa essere di ispirazione. Per qualsiasi domanda non esitate a contattarmi attraverso i commenti e risponderò più presto. Un bacio e grazie mille a tutti voi. Mua, a presto!